L'arrampicata sportiva del Luis Peroma si rinnova. In questi giorni si svolgono i lavori per modificare i tracciati delle pareti situate al Climbing Center dell'impianto sportivo Fulvio Bernardini. Da martedì 2 luglio una squadra di tecnici e specialisti della disciplina è impegnata a smontare, sostituire e riposizionare le prese delle strutture. Praticamente nei prossimi giorni verranno questi tecnici esterni perché la possibilità di fare lead a 16 metri, che è l'altezza massima della torre, c'è solo qui su Roma, nel centro Italia. Quindi ci saranno dei tecnici che avranno la possibilità quindi di aiutarci a tracciare, che è una cosa divertente, stimolante e per la quale c'è aiuto trasversale da parte di tutti. Il Climbing Center si è trasformato in questi giorni in un cantiere a cielo aperto che ha visto la collaborazione di diverse persone. Tra i partecipanti a queste operazioni c'è Andrea Giurato, responsabile area arrampicata del Fulvio Bernardini. Questi itinerari li smontiamo e li rimontiamo perché normalmente gli utenti esperti vogliono scalare sempre su cose nuove, quindi noi cerchiamo di dare il meglio che sia possibile. Anche se è abbastanza faticoso, soprattutto con questo caldo. Per fare dei nuovi itinerari, ovviamente c'è bisogno di smontare, ma anche di ripulire le prese che periodicamente, lavorandoci, scalandoci sopra, si sporcano, quindi c'è bisogno di fare un lavaggio oltre allo smontaggio e poi rimontare le prese con una tracciatura che speriamo possa piacere ai nostri utenti. Andrea Giurato, architetto con una grande passione per l'arrampicata, opera da numerosi anni per il Comitato WISP di Roma e per promuovere l'attività nel territorio. Per questo ha provato tanta soddisfazione vedendo l'immagine di tre bambini che tentano di scalare una parete. Era questa la linea grafica della recente Assemblea Nazionale WISP che ispirerà la nuova tessera. Direi che non poteva esserci tessera più azzeccata, dato che l'anno prossimo è l'anno delle Olimpiadi e delle prime Olimpiadi con l'arrampicata sportiva inserita al suo interno. Con la WISP spero che possa crescere al punto da diventare un grande centro sportivo che possa essere un punto di riferimento per l'Italia dell'arrampicata. Sarà quindi un'occasione per avvicinare un nuovo pubblico giovane e numeroso alle pareti delle palestre italiane. All'impianto Fulvio Bernardini, invece, l'arrampicata sportiva è promossa venerdì 5 luglio al termine delle modifiche ai tracciati con la serata Free to Climb, organizzata dalla ASD Scalartes affiliata a WISP. Sarà lo scenario adeguato per entusiasmare gli esperti scalatori ed invitare nuove persone alla pratica dell'arrampicata.